Ciao a tutti, oggi ci troviamo qui in questa escursione con degli amici per esplorare e visitare insomma il laghetto di Blautop. La giornata è stata, anche questa giornata è stata un po' sfigata, forse ci perseguita perché la temperatura è di gennaio probabilmente. E quindi adesso continuiamo in questo posto che è particolarmente affascinante. Tutti abbiamo sicuramente visto almeno una foto di questo laghetto e non pensavamo che potesse essere effettivamente così azzurro. Così abbiamo deciso di andarci e vedere di persona come fosse, e posso garantirti che non c'è nessun filtro e non c'è nessun effetto speciale, è veramente di questo azzurro così spettacolare. Oggi quindi andiamo alla scoperta di Blautopf am Blaubeuren, una meravigliosa sorgente di acqua dolce che si trova nel cuore della Germania. Potresti anche rimanere un po' deluso vedendolo così dal vivo, almeno a me ha fatto questa impressione, perché effettivamente non è molto grande, sono soltanto circa 40 metri di diametro, però quando poi mi sono avvicinato per cercare di scrutare il fondo, che si trova a ben 22 metri, e credimi, il fondo non si vede. Insomma, con tutto quel verde intorno e con quell'acqua così limpida, con quella vegetazione così rigogliosa non solo fuori ma anche nell'acqua, beh, il blu mi ha completamente conquistato e mi sono dovuto ricredere. Effettivamente il Blautopf è veramente bello e deve essere visto almeno una volta di persona, perché onestamente ne vale proprio la pena. Questa statua che si trova proprio vicino al lago riproduce una sirena per ricordare una delle tante varie leggende che circondano il lago, e questa in particolare si riferisce a una sirena secondo la cui leggenda la notte uscirebbe dal laghetto per ammaliare gli uomini, e chiaramente è una leggenda, e ne troverai nella descrizione dell'articolo, ne troverai altre, ma insomma che sono soltanto delle storie così per curiosità. Sul bordo del laghetto si trova un antico mulino d'acqua, costruito intorno al XVIII secolo, Hammerschmidt am Blautopf, utilizzato per macinare il grano ed azionare altre macchine per la lavorazione del ferro. Il suo funzionamento in fondo è basato su una tecnologia semplice, antica ma efficace, in quanto trasforma la forza dell'acqua del fiume Blau in energia per far girare le macchine all'interno del mulino. Oggi la Hammerschmidt è stata trasformata in un museo aperto al pubblico, in cui può vedere come funzionava e cosa facevano nel mulino nel passato. Se vieni a visitare il Blautopf non puoi non approfittare per visitare anche le altre attrazioni di Blaubeuren, come per esempio il Kloster Blaubeuren, un monastero benedettino risalente al 1085. Una struttura imponente che comprende una chiesa con numerose opere e affreschi di gran valore storico e artistico, e una biblioteca che contiene manoscritti antichi e preziosi, tra cui per esempio un'edizione originale della Bibbia di Gutenberg stampata nel XV secolo. Oggi il monastero è aperto ai visitatori ed ospita una scuola di musica, e si organizzano moltissime mostre d'arte e concerti. Un'altra tappa interessante è la visita al Museo dell'Età della Pietra, dove potrai scoprire le tracce degli uomini primitivi che vivevano in questa zona. Offre numerose attività interattive attraverso le quali poter provare come l'uomo primitivo accendeva il fuoco, si cibava, vestiva, viveva,
come costruiva gli insediamenti e come utilizzava gli strumenti e gli utensili. Non poteva mancare una tappa per riprenderci e quindi abbiamo fatto una visita alla Brennerei Rösle, fondata nel 1860, famosa per la sua produzione di liquori di alta qualità. Inoltre è stato possibile degustare i suoi liquori accompagnati da prelibatezze locali presso una sala dedicata proprio alle degustazioni. Infine, se sei un amante della natura e dello sport, la zona offre moltissime opportunità per fare escursioni a piedi, in bicicletta, oppure puoi anche fare magari un giro in canoa lungo il fiume Blau e scoprire magari il paesaggio da una prospettiva completamente diversa. E qui si conclude il nostro viaggio al Blautopf di Blaubeuren. Spero ti sia piaciuto. Se è così, metti mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella. Tanto a te non costa niente. Così sarai avvisato per i prossimi video. Io sono Maurizio Palese per Vivi Stoccarda e ti saluto. Ciao, al prossimo video.